Che poi lei è uscita con noi, ma lei teoricamente era dall'altro lato. Mi deve aiutare? Teoricamente ce la... No, infatti ce la faccio da sola. Figo! Qui devo spostarlo, vero? Sì, può essere che ci ha salvato, che ci ha staccato dallo schermo, ok? Che magari è entrata nella stanza mentre noi eravamo con la mano. Oddio, questa, allora, questa è la scuola. So che c'è la scuola, anche se non ho visto nulla. C'è la maestra. Ho visto solo quella, il primissimo trailer, la maestra, che tra l'altro credo sia una sorta di cat content del primo. O comunque era un personaggio già presente nel primo, nei quadri del primo Little Nightmares, la maestra. Io posso fare qualcosa? Mi spingi? Mi spingi? No? Posso spingere te? Vieni qua. Aspetta, cosa c'è qua? Tocca tutto. Posso fare niente. Posso fare nulla. Mi hai fatto lo zoom, pensavo di aver scoperto una cosa incredibile. Niente. Vabbè. No, è bellissimo, cioè Little Nightmares comunque ti prende. Tipo tutti gli incubi, il cacciatore, la maestra, no? Ti prende tutti gli incubi e te li mette tutti insieme per farti smettere di voler vivere praticamente. Qui? Quello non è un cappellino, mi sa. Cos'è? Ah, è un cappellino! È veramente un cappellino! Oddio, che ansia, però! No, 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 via. Via subito questa cosa. È veramente un cappellino. Tutte le paure dei bambini rivisitate per gli adulti. Sì, infatti. Per quanto, vabbè, il cuoco, per dire, nel primo c'era il cuoco, il ciabattino lì, tipo il genitor, che a me sembrava un ciabattino in realtà. Però... Che cazzo c'è lì? Hanno bruciato... Chi è che ha messo la roba a bruciare dentro? Vedete, vedete, lì c'è la simpatica signora, la maestra. E scarpe di bambino, scarpe ovunque per la gioia e la tranquillità. Quadro con gli occhi bucati. Qui non c'è nulla. Ansia. Perché ha preso il cubo? Ha preso il cubo lei? Vai. Devo colpire il quadro, forse. Cioè, non credo che serva un oggetto specifico. No? Eh sì, si è messo, esatto. Ok. Tutto a posto, eh? La sega non me la posso portare. Bella stanza, bella stanza. Con una sedia chiaramente per bambini imprigionati in punizione. No, no, tutto ok, no, sono tranquilla.
Lo strozzatoio. Mamma mia, che ricordi che mi avete fatto. Ma do lo strozzatoio. Vabbè. Ah, mamma mia, stavo cadendo, sta sfracellando. Voi lo sapete, voi dite trinciabue, ma perché voi avete visto il film? Perché nel libro che ho letto io era spezzi in due, non era trinciabue. E infatti mi diede un fastidio che la chiamarono trinciabue. Poi magari è più corretto trinciabue, però io lessi il libro in cui era la signorina spezzi in due. Per quanto trinciabue ha più senso perché è più, sa più di forza, no? E mi pare che nel libro si chiamasse Matilde, non Matilda, tra l'altro, la bambina. Oddio, cos'è? Le ombre no, no, ma voi lo sapete, chi mi segue lo sa, io mi cago sotto con le ombre. Questo è un bambino morto! È un bambino spaccato! Hanno ammazzato. Ma perché? Ma perché ci sono le trappole? C'era la palla per fartela prendere! Le assi sollevate! Sono le assi sollevate! A che serve sto coso? Perché questa cosa? Ma è una trappola. Ma mi ammazzano se vengo qua. Ma che è sta cosa? Ah, per passare, ok. Sì, ma il cagotto brutale. Tra l'altro mi sono lasciata, penso, una stanza dietro. Posso tornare indietro, sto rosicando da morire. Sì, altro che Lucas, esatto. Altro che Lucas in Resident Evil 7. Porca vacca. Questo si apre? Chi è? No, che sembra una trappola, no. Ok, non sono morta. Attenzione però, ci hanno rubato l'amica, ma noi adesso abbiamo il martello. Adesso, revenge! Questa cosa è terribile! Questa cosa è terribile! Devo starnutire. Ora viene da dietro, vero? Cosa cazzo ho colpito? Bene. Volevo far partire la trappola con la martellata, ma ha funzionato comunque. Si stava mangiando il rospo. Ma che schifo! Ah, non serve che tengo premuto R2, lo tiene in automatico. Ok, meno male. Poi salta.
Sì, ma il mio martello? Che c'è qua? Non entra? No. Qui mi serve una chiave. Non c'è nulla. Il mestolo? No. Sto cercando di capire se c'è qualcosa qua, ma mi sembra di no, è solo... Passo qui. Sembra che ci sia una c'è una vibrazione quando passo qua, però forse è solo perché passo sopra il quaderno, non capisco. No, no, ok, non c'entra niente. Ok, no, la vibrazione c'è sempre, non è per il per la stanza. Che ansia. Il cuore nostro, ok, non c'entra nulla. Come ha fatto a vedermi? No, no, no. Niente. Forse ero troppo distante e me l'ha contata come se ero... Che tensione. Non ti girare, non ti girare. Allora, quello è per nascondersi. Dentro, dentro, dentro! Perché questa cosa? Fermo! Dai, fermo! Sì, Andrea Universe, l'avevamo detto poco fa. Esatto, lei ha un quadro nella casa. È un personaggio che c'è già nel primo Little Nightmares, per quanto appunto solo in un quadro.
Non capisco perché si blocca sta cretino. Non camminava. Girati. Poi via. No, no, no. Ok, ok. Ok, ok, ok. Mi ha visto. Perché non corri? No, 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 no. No, e dai. Frampt con la parrucca. C'è quel momento dietro la scrivania che ci mette un botto a ripartire. Non capisco il motivo. Non parte subito a camminare, intendo. Mi vede. Allora, lì non mi posso arrampicare. Non mi devo arrampicare. Ok. Vai, 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 vai. A posto. Ok. Siamo liberi. Siamo liberi. A posto. Sta andando in bagno senza chiedere il permesso. No. No, questo è cattivo. Anche se il cappellino simile al mio è cattivo. Senti, ma se prendo il mazzuolo qua ti... No, 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 no. E dai! Figlio di puttana. Figlio di puttana. Sì, ma mi serve qua, mi serve la ramazza qua, devo spaccare la porta. Mi serve per forza. Forse, ah, forse il gesso. No, e dai, non l'ha preso. Non l'ha afferrato. Oh, vabbè, ho capito come si fa, ok. Comunque lo devo ammazzare. Ma il cappello, ma veramente voi siete arrivati a vivere cappelli da ciuchi? Che ansia. No, io devo dire che questa cosa non l'ho mai vissuta né vista. Né vista fatta a nessuno. Dai, prendilo. Prendilo. Prendilo! Non capisco perché non lo tiene. Ok. È qui inutile aspettare a sto punto, vai. Pulizziamolo.
Niente, madonna! Il ritmo! Sì, ragazzi, l'ho tenuto premuto, l'ha mollato. Lo so che si tiene premuto. Guarda, ma fa due? Oh, vabbè. Allora. Vabbè, potrei anche ignorarlo effettivamente. Ma vuoi mettere la soddisfazione? Vieni qua. No. Aspetta. No, no, vieni qua. Bene. Adesso... Io non capisco. Allora. A volte non serve che lo tieni premuto. Non capisco perché a volte continuo a tenerlo anche se non premi la levetta. Vabbè. Il cappello? Dite che posso prendere il cappello? Giusto. No. No, non si può prendere. Non si può prendere il cappello. Forse gli altri, ma proviamo a prendere gli altri. Questi qua sopra. No. No, ok. Vabbè, abbiamo già il nostro cappellino, dai. Tra l'altro siamo in live da un'ora, però io non mi voglio fermare. Dio! Dentro. No, che schifo! I suoni di questa cosa, che schifo. I suoni. Si allena a dare bacchettate. Oddio. Quello è un cappellino? Quello mi sa che è un cappellino. No? No. No, solo un tizio con la testa buffa. Corri! Corri! Ah no, che qua non ci arriva. Meno male. Pensavo che allungasse la testa nei tubi, tipo. È stato orribile. I suoni ambientali sono veramente fantastici. Vabbè, sicuramente avremo paura degli insegnanti che allungano il collo in questo modo dopo questo gioco. Magari delle persone normali no. Che poi infatti è chiaramente ispirata a quelle classiche... No, 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 ma che cos'è? Ma che cos'è? Vai dentro, passa dentro qui! Porca puttana! Schifo! Schifo, schifo. Schifo.
No, non mi fare fare le cose stealth con i comandi che non funzionano bene. Oddio! Siamo pazzi! Ma cos'è questa cosa? Allora, io la porta non la posso aprire. Posso spingere questa cassa da qualche parte? Ah, posso spingere la cassa per aprire la porta, certo, ok. Io non voglio entrare in questa stanza. Tra l'altro devo guardare pure per terra perché non vorrei che ci fossero trappole, proprio. Non penso. Ok. Allora, di qua ci serve una chiave, quindi dobbiamo trovare la chiave. Dobbiamo trovare la chiave. Bottiglia da... Ah sì, tutta salute, assolutamente tutta salute. Poi, una cosa che mi piace tante di Tenenza, ma delle vostre ispirazioni che hanno, si vede è stato uno studio per quanto riguarda il classico manga, ora anche... Sì, no, è la... Vabbè, sì, si vede comunque che non è una cosa fatta a caso comunque. Cioè, era... Poteva essere molto più banale di così. Ha fatto tutto da solo, eh. Ha fatto tutto da solo. Sì, tra l'altro, appunto, il bambino vicino a un cappio, esatto. Ma che cosa graziosa! Ma che cosa graziosa! Ma che cosa graziosa! Allora, sì, vabbè, questo è un enigma, chiaramente. Mi chiede di mettere... Allora, il re nero c'è già. La torre, regina, e quello credo sia l'alfiere, sì. Allora, quella... Quella è re. Quella è la... Allora, come cacchio ci arrivo? Allora, la torre è questa. E la posso usare per salire. Forse ba mi basta per salire sul tavolo là. Forse mi basta questo per salire sul tavolo. Sì, dai, 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 che basta. Se lo metti bene. Ah, non serve proprio, a posto, va bene. Ok, era più facile di quanto pensassi. Allora. Guardate che pro che sono. Guardate che pro che sono che spingo. No, vabbè, basta. Questa bottiglia serve a qualcosa? È messa giusto per... Allora, la torre andava a destra. Ok, sì, il re è un bambino deliziosamente attaccato allo scacco, esatto.
Bellissimo, delicatissimo. Che poi non sono bambini, sono pupazzi, però insomma. Avanza uno però. Non serve, evidentemente. Cosa ho fatto? Ah, forse. Che sia come nel primo, che questa cosa maledetta che ci ho messo 7.000 anni per capirla, mi sa di sì, eh. Mi sa che questa è la lampada bastarda che mi ha fatto perdere. Che mi ha fatto perdere 10 minuti nel primo. Che non avevo capito. Perché c'è continuamente sto cane che fa pipì? È disegnato da parecchie parti. Bella, brava, intuitiva, esatto. No, questo è il ricordo del primo. Che mi ricordo che c'era quella stanza maledetta che ci persi una vita intera. Tra l'altro non ho idea di quanto duri il gioco. Chiaramente non lo finiamo in una live, eh. Quello è ovvio. Almeno due. Io vorrei finire la scuola. Vorrei almeno finire la scuola. Che è sto casino? Sì, sono quasi alla fine. Ah no, alla fine della scuola. No, non alla fine del gioco. Sono su PlayStation 5. Comunque, questa è la versione PlayStation 4. Quindi non ha upgrade specifici. Oddio, che bello! Io adoro sti cosi. Oh, it's time! It's time! Guarda come te li ammazzo tutti. Ok, una soddisfazione. Vieni qua! No! Qui devi. Ok, devi aspettare che si fermano. Perché hai un ritmo specifico per attaccare, ok. It's mestolate time. Demestolo. Tra l'altro potrei effettivamente portare Alice Madness Return, perché adesso, cioè, col Game Pass potrei farlo. L'avevo quasi platinato il gioco, mi mancava una cosa sola, mi pare. C'è ancora la musica di tensione? Ah no, aspetta! No, non si fa così. Non si può far così. Mi è sfuggito qualcosa. Sopra?
Sì, ci sono anche bimbe. Che schifo. Bambini cattivissimi comunque. Schifo. Vabbè. Allora, qua mi serve qualcosa per sicuramente per colpire il pulsante. Chissà se riusciremo a uccidere la maestra. Che bella cosa da dire così, senza contesto. Si sentono ancora. Ok. Il cervello? Penso di sì. Guardate com'è molliccio! Guardatelo! Bloop, 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 bloop! Me lo voglio portare! No! No, no. Però guardate com'è ordinata, come tiene tutto ordinato e pulito. Come respira bene la signora? Come si muove bene la signora? Piede così. No, aspetta, devo salire. Ok, devo salire. Devo salire lì sopra. Era troppo facile altrimenti. Mi vede qua, giusto? Mi vede? No. Questa faccia non sta disegnando niente. Sarebbe carino se mi vedesse dietro i barattoli di vetro, però penso di no. Non credo proprio. Io la voglio ammazzare questa qua. Le devo tagliare il collo. Fa troppo schifo. Oh, bene, bene. Preso pure me. Non penso.
Non pensavo che prendesse pure me, d'accordo. Vabbè, senza martello, senza martello. Senza martello ce la facciamo. Cioè, un pezzo, un coccio volante. Combattimento? Ne arrivano altri? Eccoli! No, dai! Coccio volante non identificato, esatto. Manca, dai! Non ho la pazienza di aspettare che si fermino. Bellissimi suoni, bellissimi. Cazzo, prendilo! Che palle! Ammazza sto bambino di porcellana! Esatto, è come rompere un salvadanaio. Solo che urla. Non capisco perché questo specifico non riesco a prenderlo. Allora, me lo attiro qua, me lo attiro qua, magari qua ci riesco. Vabbè, l'ho premuto. Devi essere precisissima. No, devi farlo. Non devi aspettare che si lancia. Se è troppo tardi se si lancia, devi fermare. Cosa cazzo è successo? Devi prenderlo quando si ferma. Se si lancia è troppo tardi. Le hitbox! Niente, lui è magico, lui è speciale. Lui è speciale, lui non lo riusciamo a uccidere. Non si può spammare. Non si può spammare l'attacco. Devi essere preciso perché altrimenti poi è un sacco di. Io boh, vabbè. Io penso che superate le 20 morti potete anche smettere di contarle, sì? Cioè. Oh, finalmente. Mi ha inculato di nuovo. Che bastardi. Che bastardi. Devo premere X, grazie per il consiglio. È una cosa che non ho mai fatto fino ad ora. Va bene. L'accetto.
Dai! Dammi un checkpoint. Ancora ce ne sono. Guarda che fanno. Pezzi di merda. Quindi fa un'animazione e poi ti attacca. Ok. Qui c'è qualcosa, no? Ok. Ce l'abbiamo fatta. Sono molto più difficili questi del boss finale di Little Nightmares, comunque. Si è fatto un volo che si doveva essere fracassata tutta comunque. Oh, la musichetta dolce. Andiamo, andiamo. Che carini che sono. Ah, ok, qui possiamo andare assieme, no? No. Non devo andare qua. L'abbiamo salvata! Forse dobbiamo spingere. Forse no? Devo. Che devo fare? No, non devo tornare indietro. Cosa mi sono persa? Immaginavo che fosse la strada sbagliata. Il bagno mi sembrava un vicolo cieco. Qui c'è qualcosa? No. Ah, forse devo uscire dal bagno. Forse posso uscire dal bagno, semplicemente. Sì, vabbè, ok. Era. Non me l'avevo inquadrato. Era più facile. Vai, vai! Vai! Abbiamo finito? Siamo usciti? Il bagno dovrebbe dare all'esterno, ok, infatti. Non romperti, non romperti, non romperti. Ok. No, forse no, era un cortile interno, forse siamo ancora dentro. Con che forza però, bimbo? Tutto a posto, bimba? Sì. Ah, ok. Una cosa sicurissima da fare. Sì, molto Aristogatti, esatto. Bene.
Che dolci bambini. Le battute sul chiavare. Va bene. Dio. Siete dei mostri. Rimasta fuori. Che suona per forza, non può essere un bambino. Se non avessi fatto nulla, lei l'avrebbe ucciso da sola. Immaginavo perché ci stava andando con intenzione comunque. Ho visto che l'aveva puntato. Poi ha cambiato idea. Nel senso, l'ho ammazzato prima io. Sono stato più bravo, ho rubato la kill. Carina come cosa. Cioè, anche lei è un soggettino comunque molto particolare. Per farla salire. Serviva per farla salire, se no non poteva salire, ok. Sì, sono bambole a forma di bambino, comunque, cioè se una persona inizia a prendere a martellate delle bambole a forma di bambino, io comunque qualche domanda me la farei di base. Ma quanti siamo? Mi dispiace solo che non c'è tanta gente per Control, ve lo dico candidamente, perché Control mi sta intrippando un sacco. Però non, forse non tira. Strano perché comunque secondo me è carino come gioco. Che carina, sta componendo. Ok, quindi mi devo muovere quando non sta suonando. Cioè, quando devo... Al contrario, ho detto il contrario di quello che stavo pensando, ok. Adesso devo risalire. Ok, comunque ti aiuta perché rallenta un pochino prima di smettere, non è bastardo. Serulea, grazie mille, benvenuto o benvenuta. Niente, devo spingerla di più. Sbagliato qualcosa? Forse l'ho incastrato male. Devo metterlo più di lato. Più... Dai! Ok. L'abbiamo fatta. Forse. Io capisco che a vederlo non sembra, però i comandi del gioco non sono così
fluidi, ok? È un po' saponoso, quindi certe cose non escono facilmente al primo tentativo. Ah, no, andala! Ma quindi veramente... Ah, cazzarola, porca! L'incubo di schifo! No! Dio! Che cazzo di... L'ho chiamata! L'ho chiamata! No, ma che cos'è? No, che schifo! Decapitati, porca la puttana! Che schifo! Non è morta. Non è morta. Tanto lungo questo collo! Santo cielo! Però basta adesso, la scuola è finita! Non possiamo essere ancora nella scuola! Dammi la mano tu! Dammi la mano tu! Eh no, siamo usciti! Eh sì, e quello era l'ingresso! Credo. Vabbè, no, comunque, non è la scuola. Ok, vediamo cosa c'è. Vediamo cosa c'è. Che figo! Bellissimo. Scarpe, ovviamente, sempre, rigorosamente ovunque. Gente scomparsa. Ah, devo chiuderlo prima. Va bene. Aspetta, arrivo, eh. Fammi fare questo. Non cadere. Ti prego. No! Dio. Allora. Ah no, forse basta che faccio questo. Basta che lo tiro. No, non posso tirare. Sì, posso. No, non posso. Scusami. Perché cade e non si può arrampicare qua? Non capisco. Lo spingo. Ok. Bastava spingerlo, era meno complicato. Per quanto non capisco perché non potesse salire. Pensavo di dover salire sul tetto e spingerlo io. Devo togliere il sasso. Vediamo, forse basta così. Ok, vabbè. Vai. Sali. Ho fatto la stessa cosa di prima, eh? Non so perché è caduto quella volta. Cappellino. No, non è un cappellino. In compenso c'era un bimbo. Qui non c'è un cappellino. Dai, niente. No, non è un cappellino questo. Non ci va nella fogna? Non posso fare it? Niente. Volevo farlo andare nella fogna. Niente. Non c'è un punto dove posso buttarlo? Niente, vabbè. Peccato. No, non ce ne sono tombini. Mancano i pagliacci, esatto. Del resto, tutte le cose che ci sono. Oh! Ah! Con la luce che ha di...
questa non è nemmeno la mia forma finale. Bene, adesso siamo al completo dell'ansia. Dovevo dargliela adesso la barchetta. Magari le davo la barchetta, c'era un trofeo veramente alla tipo citazione di Hit, perché più Hit di così. Ma se il trofeo si chiama colori autentici, penso di sì. Penso sia lei. Voglio vedere cosa c'è dopo. Non credo che siano solo... Cioè, ci sarà qualcosa. Per carità, potrebbe anche essere che tutto... come si dice, all'esterno qui, ma non credo. Forse devo tirare. No. Che devo fare qua? Devo spingerlo? Ah no, mi sta aiutando a salire, va bene. Ah, lo spingo dall'altro lato, ok. Ok, no, ha confermato che è lei comunque. Quindi dal sito del gioco, sì. Beh, da come si comportava nella demo comunque era parecchio inquietante, eh? Cioè, non penso ci fossero dubbi, poi facciamo a gara a trovare bambini inquietanti con gli impermeabili gialli. Permesso? Grazie. E infatti stiamo entrando in un altro posto qua. E non era all'esterno, i livelli sono penso tutti all'interno quasi. Istruito. Abbiamo finito la scuola, ok. Ah, ma questo è la... Questo è l'ospedale. Eh sì, questo è l'ospedale, Ok. Vabbè, allora io direi che ci possiamo fermar qua. La prossima volta facciamo l'ospedale. Non ho idea di quanto duri ancora. Però non penso che siamo a metà, sinceramente. Ci sarà un terzo questo qua. Secondo me con 3 live lo finiamo. Sì. Anche perché qua penso che andremo più lisci, visto che... No, non è vero, non me lo ricordo le cose dell'ospedale. Qui dovrebbe più o meno iniziare la demo, sì. Siamo lì. Questo è chiaramente l'ospedale, ok? Va bene, figo. D'accordo, grazie a tutti, siete stati tantissimi, lo continueremo prestissimo, quasi quasi potrei già farlo domani. Vediamo, se vado a vedermi più o meno dove siamo arrivati, se siamo a metà lo finiamo domani, direttamente. Silent Hill lo voglio portare assolutamente, ASAP, grazie ancora a tutti, dai. Grazie per essere stati qui, grazie per le iscrizioni e grazie per essere simpatici. Buon pomeriggio a tutti, ciao!